mister, dove abbiamo trovato? Abbiamo visto due partite in una, possiamo dirlo, ed è forse la cosa più grave non aver fatto almeno il terzo gol nel primo tempo, cioè ti ha fatto arrabbiare più quello o non aver controllato meglio nel secondo tempo? No, quello sicuramente, perché dopo il 2-0 un pochettino, poca cattiveria sotto porta, si cercava, non si andava cattivi per fare il terzo gol, è quella la cosa che secondo me dobbiamo migliorare. Poi abbiamo preso il primo minuto, il primo gol su un fallo laterale nostro, dove potevamo gestire meglio la situazione. Nel momento in cui stavamo facendo il cambio di far entrare Chiarello al posto di Bumbo, è stato ammonito, siamo rimasti in 10. Sul secondo gol ha fatto un gran gol, anche se siamo stati un pochettino sfortunati su un rimpallo che ci ha avuto Prestia, potevamo fare meglio. Però poi la squadra, per me abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi della stagione, contro una squadra organizzata, una squadra che gioca, contro una squadra che aveva messo in difficoltà nelle ultime tre partite Lentella e altre squadre. Quindi poi in 10 portare a casa la vittoria senza rischiare poi più di tanto, soffrendo, perché poi anche la sofferenza, il sacrificio sono caratteristiche che poi ti devi portare dietro, che ti serviranno nell'arco del campionato. Roberto? Quel gol al secondo minuto vi ha tolto un po' di sicurezza per quello che poi dopo in effetti... Sicurezza, quando vieni poi da una partita precedente dove non sei stato brillantissimo, magari ti può passare il fantasma del... Invece i ragazzi sono stati bravi a fare il terzo gol, potevamo evitare il secondo e soffrire di meno, magari essere più... meno precipitosi nella situazione della doppia ammonizione di Bumbo per rimanere in 10, però mi aspettavo una grande reazione della squadra e l'ha avuta, perché è partita col piede sull'acceleratore, mettendo la squadra avversaria nella propria area e creando tanto. Mi ha fatto bene anche dal punto di vista qualitativo della manovra, senza essere frenetici, cercando la soluzione giusta. Poi è normale, ripeto, qualche fantasma della partita precedente poteva passare quando hai preso il gol. Anche perché fino a lì non solo non avevano tirato, non li avevate fatti neanche entrare in area, insomma. Ma neanche dopo. Tranne qualche cross quando si è rimasti in 10, che potevamo, qualche cross gratuito che potevi un pochettino rischiare qualcosa, ma di azioni pericolose e di parate non... Però ripeto, abbiamo fatto un risultato contro una squadra organizzata che gioca a calcio. Come giudichi la prestazione di Bumbo, che è un po' la novità di oggi nell'11 iniziale? Tranne l'ammonizione che a fine primo tempo gli aveva detto: stai attento, se no ti sostituisco a fine primo tempo. No, mister, no, mister. E poi è successo. Per il resto, ha fatto una partita di sostanza, di qualità. Si è saputo inserire, si è saputo proporre. Ha rubato tanti palloni nella metà campo avversaria, quello che ci mancava da tanto tempo. Sono contento di lui, perché poi alla fine. Ha giocato perché se l'è meritato, come ha giocato Brambilla perché se l'è meritato, che durante la settimana stanno crescendo in modo esponenziale, stanno mettendo in difficoltà me e i compagni di reparto. De Rossi invece chiaramente il timore sia il flessore. Allora, De Rossi, devo solo ringraziarlo perché ha avuto questo risentimento già la partita di Lucca, infatti l'ho sostituito là, che già aveva avvertito qualcosa, non si è allenato questi due giorni, però voleva esserci in campo, mi ha detto mister io voglio giocare, ha risentito questo affaticamento, speriamo che non sia niente di grave. E tu dici magari si è fermato prima? Speriamo che si sia fermato prima o che non sia niente di grave. Abbiamo più tempo per recuperarlo, anche il secondo tempo, tre partite in una settimana poi si sentono, non avendo anche ricambi sugli esterni, perché noi quando spingiamo sugli esterni abbiamo intensità, quando un pochettino caliamo, la mancanza di Albertini per dare, per far rifiatare anche gli esterni, ci è mancata anche quella, un po' di stanchezza si può avvertire dopo tre partite in una settimana, però sono contento della squadra perché doveva ripartire dopo la prestazione non brillante di Lucca. Ecco, al di là del caso di Bumbo di oggi, questi cartellini, queste squalifiche iniziano un po' a pesare per voi, perché adesso ve ne mancherà un'altra ancora.
però per il modo che giochiamo noi, in modo intenso e aggressivo, ci sta che puoi prendere, puoi lavorarci per essere un pochettino nel particolare meno precipitoso e meno evidente il fallo per non rischiare l'ammonizione, però io preferisco che la squadra sia così piuttosto che non prenda ammonizioni e stia dietro ad aspettare l'avversario. A Ferrante manca solo il gol. Ma gli manca il gol, ma non deve essere un assillo. Come gli ho detto pure a Simone, a me non mi interessano i gol, a me mi interessa la prestazione del calciatore. Quando arriva la prestazione, poi sei consapevole di aver fatto una buona prestazione, sei più tranquillo anche per fare il gol. E questo è quello che devo pensare di attaccare. In settimana è previsto un rientro di Stira nel gruppo per averlo disponibile? Ma oggi ha spinto un pochettino di più e non ha avuto grossi fastidi. Speriamo che a metà settimana si possa aggregare, se non ci sono imprevisti, si possa aggregare al gruppo. A posto? Grazie. Dovevo chiedere una cosa sul cambio. Quando è uscito De Rose ha messo Francesconi per questione di passo? No, perché poi voi giustamente guardate la partita dalla tribuna. Ieri, per esempio, Saber non si è allenato perché ci ha avuto 39 di febbre. Quindi ho fatto giocare anche Bumbu perché con De Rose e Sabri, in non in perfette condizioni, magari Bumbu gli poteva dare una mano. Quindi Sabri è uscito anche per quello. Esatto, e anche per la munizione. Hai festeggiato con tua figlia? Sì. La prima volta? Sì, la prima volta, sì. Che mio padre e mia figlia, che è la prima volta che veniva a vedere la partita, e mi ha fatto piacere condividere questo momento con loro. Tua figlia è la prima volta? No, è venuta altre volte, ma che festeggia con me è la prima volta. Maria Vittoria. Ciao. Ci hai pensato quando l'hai colpita di testa? Sì, che ci ho sperato. Come con Rimini in Coppa Italia quasi riuscivo a far gol, però è andata così. Che devo fare? Ecco, sei entrato in un momento sicuramente difficile della partita, poi dopo il rosso a Bumi è ancora più complicata, però il campo l'hai tenuto molto bene. Chiedo insomma che partita è stata per te particolarmente, poi anche uno disamina sulla partita in generale. Dal primo tempo sembrava fosse praticamente fatta, poi insomma una ripresa di grande sofferenza. Sì, quando le partite non le chiudi subito poi diventano pericolose, anche perché il primo tempo abbiamo dominato, dovevamo chiuderla subito, poi sono rientrati e hanno fatto gol dopo due minuti. Le sensazioni personali, stavo bene fisicamente, questa è la cosa più importante. Poi sono entrato 20 minuti, quindi penso di essere entrato bene e niente, di continuare così. Ecco, quest'anno finora non hai giocato tantissimo, oggi sei entrato, hai fatto molto bene. Ecco, come ti vedi il futuro qui? Pensi di trovare il maggior spazio? Ah, sicuramente spero di trovare più spazio rispetto a quanto ho trovato finora, che e poi vediamo il futuro. Può essere, cioè, più adatto forse un centrocampo a 5 piuttosto che a 3, ecco, magari ad una questione di modulo può favorire o meno le tue caratteristiche tecniche? Sì, sicuramente mi trovo meglio giocare davanti alla difesa, però in un centrocampo a 3, ma anche in un centrocampo a 2 posso dire la mia, però a 3, ecco, sì, mi trovo meglio. Ecco, con quel colpo di testa potevi forse far meglio di più? Sì, ho saltato e la palla era più bassa, quindi ho cercato di abbassarmi, ma l'ho tirata fuori. È andata così. Il mister, parlando di te, Bumbo, ha detto che state molto crescendo in allenamento. Tu ti accorgi del fatto che c'è la tua condizione migliora? Sì, sì, di certo dando sempre il massimo in allenamento uno migliora allenamento dopo allenamento e poi venendo dall'inizio dell'anno un infortunio sicuramente fisicamente sono entrato in condizione e quindi sì. Un proposito per il 2023, quindi? Cioè, questa partita senti che, perché comunque hai giocato solo 20 minuti, però sono stati 20 minuti di grande sostanza, quindi insomma può essere veramente per te un grande punto di partenza, un nuovo punto di partenza? Ah, spero di trovare più spazio rispetto alla prima parte di stagione, tutto qua. Intanto, magari se ci parli un attimo dei due gol.
Sì, il primo c'è stato un traversone perfetto, direi, ho solo dovuto mettere la testa e l'ho messa all'angolino dove il portiere non ci poteva arrivare. Il secondo invece è stata una gran palla di Ferrante e lì ho cercato di anticipare il portiere di punta perché sapevo che sarebbe uscito, però ho cercato di prendergli il tempo appunto colpendola di punta e la palla è entrata. Beh, comunque arrivare in doppia cifra è penso sia l'obiettivo di tutti gli attaccanti, poi è chiaro che dipende da tante cose. All'inizio sì, ho avuto un po' di problemi, però poi la squadra, perché comunque alla fine dipende anche dai compagni, infatti li ringrazio per questo traguardo, ma deve essere solo l'inizio per noi. E quindi sono molto contento a livello personale, è chiaro che adesso dobbiamo rincorrere come abbiamo fatto prima e quindi mettere a testa bassa e continuare a pedalare. Parlavamo prima della partita, insomma, ne parliamo anche con te, all'inizio stava stretto il 2-0, poi dopo quel corner subito all'inizio ripresa, un po' destabilita dalla partita che sembrava finita, ecco, come l'avete vista voi dal campo? No, dal campo secondo me il primo tempo è stato un gran primo tempo e forse dovevamo magari chiuderla perché abbiamo avuto comunque qualche occasione, però comunque finire il primo tempo sul 2-0 insomma, è un grandissimo risultato. È chiaro che in questo campionato non puoi permetterti, insomma, non puoi essere superficiale, non puoi permetterti neanche una distrazione. E difatti abbiamo avuto un attimo uno scossone nel gol, poi però siamo rimasti sempre concentrati, siamo di nuovo andati avanti con un altro gol e quindi poi secondo me la partita lì è finita. Se possiamo spendere due parole sul tuo compagno Ferrante che ti ha fornito quell'ottimo assist, però forse gli manca un po' il gol, ecco, in partita come lo vedete, si vede che lo... No, vabbè, ma l'importante è come lo fa lui, come lo faccio io, come lo facciamo tutti, che diamo il nostro contributo alla squadra, perché poi i gol arrivano, anche a me è successo da attaccante, quindi non c'è nessun problema. Quando ci si aiuta, quando si gioca per la squadra, conta solo vincere, ecco, poi i gol uno o l'altro prima o poi arrivano. Con Buzzecco li avete giocati insieme? Sì, allora. Abbiamo giocato insieme, sì, abbiamo vinto il campionato. Roberto? Sì, no, io ti chiedo questo, adesso lo diceva sempre il mister quando eravate davanti che in questo momento non guardate la classifica, è l'ultima cosa che pensate, quindi magari il fatto che avete questo distacco adesso lo vedete o continuate comunque a non pensare? No, anzi, abbiamo fatto meglio quando eravamo sotto, noi lasciamo stare gli altri, noi dobbiamo solo pensare a noi stessi. E come abbiamo fatto prima e come dovremmo fare adesso, quindi lasciando stare gli altri risultati, gli altri campi, noi dobbiamo pensare partita dopo partita a giocare da Cesena come abbiamo fatto oggi, con sacrificio, con voglia, con anche tecnica, e quindi continuare su questa strada.